Ok ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio mostrare una giornata lavorativa tipo dove realizziamo uno spot pubblicitario. Quindi tutto quello che è il processo creativo che serve per realizzarlo e un po' di backstage, così da passare insieme questa giornata. Iniziamo ad andare dal cliente e vedere alcune cose interessanti. Buongiorno. Allora, Kevin, ci siamo. Oggi iniziamo la ripresa. Finalmente. Iniziamo la ripresa. Cosa pensi di realizzare? Cioè, qual è l'input che vuoi dare, il messaggio che vuoi trasmettere per realizzare questo spot? Allora, il nostro intento è quello di far capire la reale qualità del nostro prodotto, lasciando sempre comunque un velo di mistero per creare un po' di aspettativa e quindi voglia nell'andare a provarlo. Mi serve uno spot molto accattivante, molto appunto di impatto e anche elegante, se vogliamo dirlo. Ok, e questo è quello che proveremo a fare oggi. Bene. Prendiamo tutto il materiale, Kevin ce l'ha fornito in maniera egregia, abbiamo preso proprio cose ad hoc e andiamo subito a realizzarle. Allora, cosa mi hai dato? Fai vedere, apri un attimo. Qua c'è tutta la roba, qua ci sono le cozze, perfetto. Ci sono i ravioli, perfetto, già fatti, lì ci sono i gamberoni, i gamberetti e qua sotto ci sono degli altri gamberi. Abbiamo tutto ragazzi. Ok, quindi siamo arrivati, abbiamo tutto il materiale, ci manca soltanto di preparare il set. Ora lo facciamo insieme e iniziamo a vedere alcune clip come possiamo girarle. Ormai abbiamo capito quindi qual è l'obiettivo finale di questo spot, sappiamo qual è il mood da dare alle riprese, vediamo bene come poterle realizzare. Allora, il set di luci è quasi pronto, abbiamo tutto il materiale che adesso montiamo e vediamo di realizzare un piccolo set con delle luci posteriori e anteriori. Un dettaglio importantissimo che va fatto in uno spot di questo tipo è assolutamente rendere la stanza più buia possibile, quindi adesso abbasseremo tutte le tapparelle così da non avere interferenze con la luminosità esterna. Per il resto dovremo praticamente esserci. Ok, prima di cuocere i ravioli facciamo un po' di test con una pasta così presa a caso per vedere se la luce e la colorazione potrebbe andare bene, dato che comunque come colore siamo molto simili ad alcuni impasti. Abbiamo fatto qualche prova generale. Adesso mettiamo l'acqua a bollire, facciamo in modo di cuocere i ravioli e iniziamo le prime clip. Ok, proviamo a olificare la superficie così da rendere tutto più lucido. Faremo la stessa cosa poi con i ravioli e gli altri prodotti che filmeremo. Non sarà buono, ma deve essere bello visivamente. Perciò tanto olio ben messo e proviamo a vedere se l'effetto con le luci rende molto di più. Ok, allora questi sono i prodotti freschi, ora li andiamo a cuocere, spalmare con un filino di olio e li impiatteremo e iniziamo con le prime riprese. Ok, abbiamo finito le riprese con tutti i ripieni e la roba varia che c'è dentro i ravioli. Questa era l'ultima clip che abbiamo girato, direi che dovremmo praticamente esserci, poi per il resto lo vediamo dopo il montaggio. Portiamo tutto nel computer, vediamo un attimino con la timeline come siamo messi, con la ritmica della canzone che abbiamo scelto in precedenza e poi se ci dovessero mancare alcuni dettagli o altre cose particolari ritorniamo a girare. Per ora ci spostiamo al computer. Allora, innanzitutto non vi faccio vedere tutta la scelta delle clip perché sarebbe molto noiosa, monotona. Abbiamo selezionato alcuni mood con delle musiche particolari per capire se potevano fare il caso nostro e le abbiamo messe in timeline e abbiamo tirato fuori questo spot. Vediamolo insieme e poi vi spiego brevemente perché sono state prese certe scelte.
Allora, quindi cosa abbiamo fatto in questo video? Abbiamo realizzato un progetto che potesse trasmettere un messaggio innanzitutto. Quindi per prima cosa il messaggio è fondamentale. Abbiamo fatto comprendere la genuinità del prodotto, la freschezza, quanto questo prodotto sia premium, sia di qualità. All'inizio non volevamo svelare completamente il prodotto nel suo insieme, così abbiamo giocato con delle luci. Abbiamo usato ad esempio dei flash di due cellulari per creare delle ombre, dei contrasti ben accesi, ma soprattutto non svelare completamente quello che era l'insieme, o meglio, la totalità del prodotto. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo acceso le luci, le abbiamo mostrato nel suo insieme e per ultimo abbiamo affiancato ad ogni singolo raviolo quello che è il suo ripieno, in formato fresco ovviamente, così da stuzzicare sia la curiosità che la voglia nel poterlo assaggiare. Ovviamente, cosa ci vuole per fare un video di questo tipo? Un'idea chiara, un target specifico e fare in modo che ogni cosa non sia lasciata al caso. Dalla musica all'obiettivo finale. Qua suona tutto, ma non ci interessa. Quindi importantissimo per realizzare uno spot è quello di avere ben in mente a chi si rivolge e avere ben in mente quale sarà il suo utilizzo finale. In questo caso un utilizzo pubblicitario, quindi deve essere qualcosa di veloce, di impatto e molto sintetico. Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto? Vi è piaciuto il video realizzato, ma soprattutto vi è piaciuto un video di questo tipo? Una spiegazione del dietro le quinte di un lavoro di questo genere? Fatemelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto possiamo portare altri contenuti di questo tipo. Nel frattempo vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un mi piace al video e ci vediamo in un prossimo video.